Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Questi sono gli ultimi prodotti di cui mi sono fatta un'idea nell'ultimo periodo. Alcuni acquistati o regalati un po' di tempo fa, altri di acquisti recenti, quindi l'avete visto negli ultimi video acquisti. Partiamo subito da questo prodotto di Catrice, è il Quick Drive and Eye Shine Top Coat Speed Drive Formula. È uno smalto per unghie top coat, è una confezione da 10 ml. Allora, promette di essere uno smalto da un top coat praticamente, quindi uno smalto che dovrebbe far durare più tempo lo smalto colore sulle proprie unghie e in più dare un effetto shine, quindi molto molto vibrante, molto lucido, e in più formula quick drive. Io partirei dalla formula quick drive perché è difficilissimo trovare effettivamente un prodotto, un top coat che dice di essere quick drive e lo sia veramente. Lui lo è. È un prodotto che si asciuga lui molto velocemente e aiuta a far asciugare ancora più velocemente gli smalti colore che avete sotto, i vari strati colore, quindi dalla base e i colori sopra. Mi sto impappinando. Quindi sotto questo punto di vista è perfetto. Sotto il punto di vista del prodotto shine, sì, fino al terzo quarto giorno l'effetto è molto lucido, molto pieno. L'unica cosa che non mi fa impazzire, ma non lo dice, è l'effetto un po' volume, nel senso molti top coat che promettono di essere lucidissimi aiutano ad ottenere anche un effetto visivo un po' più corposo, come se sulle unghie aveste un gel, un semipermanente. Lui invece no, è un prodotto molto molto sembra acqua, è liquidosissimo, non so se si vede. È veramente di un liquido esagerato, e per quanto riguarda il fatto di essere un top coat, nel senso che anche gli smalti molto duraturi con lui sopra hanno difficoltà a raggiungere i 3-4 giorni di vita, quindi sotto questo punto di vista non mi è piaciuto. Però se dovete fare una manicure che non vi deve durare tanto, tipo io in estate la cambio ogni 2-3 giorni, mi piace variare con i colori di unghia, quest'estate non mi ha dato fastidio. Mi ha dato fastidio invece quando lo usavo in primavera, in inverno, perché non mi aiutava a tenere un effetto colore neanche per 3-4 giorni. Io arrivavo, di solito durante l'inverno, il sabato mi tolgo lo smalto, rifaccio la manicure e arrivavo, il sabato stavo tranquilla, domenica stavo tranquilla, lunedì iniziavo a vedere un po' di sbeccature, mi iniziavo a far nervosa, il martedì lo dovevo togliere. Io poi rimanevo praticamente tutta la settimana senza smalto perché non avevo il tempo di fare la manicure, non avevo voglia di mettermi lo smalto. Però in estate che cambio lo smalto molto più velocemente, mi piace perché non perdo tempo. Devo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Guardo di là perché ho, come sapete, qua la mia finestra. Di fronte ovviamente c'è un altro palazzo, c'è la vicina che intradisce, mi sente, parla sola, mi prende un po' per pazza. E c'ha anche ragione. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questo set per pennelli della EcoTools Blue Luxe Travel Set Limited Edition. Mi fu regalato da mia cognata a Natale. La scatolina regalo è molto carina, tolto questo involucro di plastica qua praticamente, vediamo se riesco a ristabilire l'ordine. Vi chiedo giusto un secondino per ristabilire l'ordine naturale delle cose, così per farvelo vedere, perché si presenta veramente molto bene. Diciamo che lo arrozzo un attimo, giusto per farvi vedere come si dovrebbe presentare la scatolina, molto carina. Fa schifo, comunque dovrebbe esserci un bel fiocchetto marrone. Si apre il pacchetto, si sfila il fiocchetto e i pennelli all'interno sono questi. C'è il contenitore piccolino da trasporto, piccolino ma ci entrano tutti i pennelli, un pennello da viso, uno da concealer, due da occhi.
Allora, ora parlo prima del set in sé e poi andiamo a vedere nello specifico i vari pennelli. Allora, lavare questi pennelli è molto facile, nel senso che sono, oddio, stavo cadendo, sono setole sintetiche, c'ho un pelo un po' più lungo, ma non sta morendo, è là più lungo, tagliato male. Ecco, una cosa che non mi piace è questo piletto tagliato male. Comunque, sono setole sintetiche, quindi di facile pulitura, di facile asciugatura, hanno un manico ovviamente corto, è un travel set, base in legno o similare, credo più plastica, e la parte qua è metallo verde. L'accostamento di colori non mi fa impazzire, però ovviamente si abbina al suo cerchio, che ovviamente è molto carino. Comunque, come vi dicevo, si asciugano facilmente e i pennelli in sé sono molto buoni, sono facili da manovrare anche se sono piccolini. Ora ne parliamo un po' più di specifico di ogni pennello. Ho i miei appunti, quindi ogni tanto abbasserò lo sguardo. Allora, questo è il pennello che si chiama Powder, quindi quello da polveri. Allora, per quanto riguarda pennello da cipria, anche sì che è da viaggio, è un pochino troppo piccolo, però è molto buono per settare i correttori sotto gli occhi, il naso, quindi per piccole parti. Però ovviamente sono due peretti più lunghi, sa che devo tagliarli, mi danno fastidio. Quindi è un pochino piccolo per mettere la cipria, ci si impiega un po' di tempo, però non è non la mette in malo modo, anzi la stende molto bene sul viso, non fa l'effetto pastone. Come pennello da fard, quindi da blush come si dice oggi, è forse un'applicazione un po' troppo compatta perché le setole comunque sono belle dense, quindi l'effetto non è di un rosa naturale delle proprie guance, ma più un effetto colore. Per quanto riguarda invece un pennello per poter fare il contouring, è troppo largo. Però se ci si mette con impegno un effetto contouring leggero, si riesce ad apprezzare. È ottimo, ottimo, ottimo per applicare il bronzer, quindi la terra abbronzante. Sfuma rapidamente, lascia un effetto colore molto diffuso, molto carino e mi piace. È stata una bella scoperta questo pennello come pennello da bronzer. Poi, secondo pennello di cui voglio parlare è questo a lingua di gatto, questo si chiama concealer. Allora, come applicatore di correttore sotto gli occhi, quindi per correggere, stavo cavando anche un occhio, per correggere le occhiaie, mi piace perché non lascia striature, quindi si riesce ad appoggiare il prodotto, si riesce anche a sfumare e a seguire. Io qua ho una linea un po' più marcata, quindi io con la punta riesco a sistemare e a correggere questa linea scura che mi si forma qua quando sono molto stanca. Idem con patate, riesce a coprire bene anche le imperfezioni, quindi appoggia con molta precisione e sfuma bene i contorni per quanto riguarda la correzione dei brufolini. Per quanto riguarda invece la stesura degli ombretti in crema, stende molto molto facile, molto bene, non trascina il colore. È veramente un ottimo pennello sotto questo punto di vista, sia come pennello per i correttori, ma anche come prodotto pennello per stendere un prodotto in crema sugli occhi. Mi piace molto. Poi è molto compatto. Questo lo diviene un prodotto, un pennello molto comodo e maneggevole. sto a morire. Questa aria condizionata al lavoro mi sta uccidendo. Altro pennello, altra corsa, questo è l'Angle Crease, sì. È un pennello da sfumatura angolato. È la prima volta che utilizzo un pennello del genere per sfumare la piega palpebrale e non solo. Allora, come pennello da sfumatura è veramente facilissimo. Mettete la base che volete mettere, il colore base sulla palpebra,
segnate la via esterna leggermente all'interno anche con uno sfumino, un applicatore, qualsiasi cosa, appoggiate, ruotate e tirate all'interno. Fa tutto da solo, è favoloso, mi piace da impazzire. L'ho provato anche con altri utilizzi, quindi per mettere, non so, l'illuminante o anche qua, e l'effetto è, essendo così largo e così morbido, dà un effetto molto leggero al prodotto che si va ad applicare. Come sfumatura non ho mai visto un pennello così bello, così facile da utilizzare per sfumare l'ombretto, ma anche più scuri, anche se si vuole creare uno smoky, non so, si appoggia il nero sulla palpebra leggermente nella piega. Fatto, ma bellissimo. Ultimo pennello è quello da eye shading, quindi quello da ombretto, è veramente piccolissimo, è grande, è più piccolo di un'unghia di un mignolo, quindi vi dico tutto. Lo mettiamo a confronto di questo sbalzo di pupa, quindi conoscete le grandezze, questo è di mia sorella, l'ho trovato qua sulla scrivania, è veramente molto piccolo. Allora, come ombretto per applicare l'ombretto scuro, come ombretto, come pennello per applicare l'ombretto scuro nella piega, fa tutto da solo, si appoggia e sfuma da solo, quindi favoloso. Su tutto, applicare l'ombretto su tutta la palpebra non mi fa impazzire perché l'effetto è troppo sfumato, anche perché le setole non sono compattissime, quindi non mi piace tantissimo. E rispetto a questo fatto mi sembra strano che, probabilmente per la grandezza, quando sono andata ad applicare le lighting, quindi l'illuminante sotto l'arcata, lo vedevo troppo compatto, non lasciava trasparire troppo la mia pelle sotto, ma rimaneva solo il colore. Un po' strana come cosa, però questo ho notato. E mi piace anche utilizzarlo come applicatore di ombretto nella parte di sotto per fare un po' quell'effetto smoky nella parte qui sotto, che a me piace tantissimo. Preso praticamente di punta e andando a passare l'ombretto così, fa tutto da solo, veramente facilissimo, ed è, visto che è molto piccolo, comodo anche per applicare l'illuminante qua all'angolo interno. Questo set non ho idea di quanto costi, l'avrei voluto, più di una volta l'ho trovato da OVS con il prezzo vicino, volevo vederlo, non l'ho fatto per rispetto al fatto che è stato un regalo, quindi non mi andava di andare a curiosare quanto mia cognata l'avesse pagato, quindi ho preferito non farlo. Ma non lo so, ho visto altri pennelli e più o meno sono di prezzo inferiore rispetto agli Shaka, se non erro, e ovviamente inferiori anche ai Royal Techniques, perché tipo un periodo la OVS a Salerno li aveva messi vicino, quindi non volevo curiosare il prezzo di questo, però sono andata a vedere i pennelli singoli rispetto al prezzo dei pennelli delle Pixie V come erano, ed è un po' inferiore, diciamo un quarto inferiore. Allora, detergente che sto usando in questo periodo è della Omnia, detergente viso, ecobiologico, idratante equilibrante, viso occhi, compatibilità oculare testata, aloe vera, gel di agricoltura biologica certificata, il suo certificato è ICEA, zero siliconi, zero parabeni, zero oli minerali e zero glicore propilenico. Allora, vediamo un po' cosa dice. È un contenitore da 200 ml, struccante, idratante, equilibrante per pelli normali miste, approvato dai dermatologi e dai cosmetologi, Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia. Prodotto soggetto a variazione di colore dovuto all'origine naturale dei suoi prodotti. Prodotto testato, nickel, cobalto e cromo. Stop e testi sugli animali. E siamo tutti contenti. Vediamo se c'è qualche altra informazione sotto. Non l'avevo ancora sollevato. Allora, la compatibilità cutanea e la sicurezza di questo prodotto sono state valutate da test specifici
di un gruppo di donne in età variabile. Il 99% delle donne ha riscontrato una riduzione dell'untuosità della pelle e del viso. Il 95% conferma che il prodotto rimuove ogni traccia di make-up. Il 100% ha riscontrato che il prodotto detegge delicatamente la pelle e non la secca. Questo è verissimo. Allora, Omnia gel detergente viso eco biologico con aloe vera detergge la pelle del viso rispettando la naturale fisiologia. La sua formula aloe vera bio, arricchita da una selezione di principi funzionali, naturali e biologici, idrata la pelle del viso, rimuovendo ogni traccia di make-up, riducendo la untuosità della cute senza seccare la pelle. Allora, la detersione quotidiana è importante per il benessere della pelle normale e mista. Per una pelle sempre fresca e idratata è bene rimuovere le impurità del make-up. Inumidisci il viso, vabbè, questo non ci interessa. Ok, poi suggerisce, vabbè, tutta la linea la linea dedicata. Allora, ne vedete pochissimo all'interno, praticamente gli ultimi due dita, ma ho travasato 100 ml in un contenitore da trasporto e me lo sono portato alle vacanze di questa primavera, le vacanze che ho fatto a luglio, le vacanze, weekend fuori porta al mare. Quindi invece di portarmi il contenitore gigante, ho preferito trasportarmi, travasare soltanto quel 100 ml, che una volta che questo a casa sarà finito, utilizzerò anche quello a casa senza problemi. Allora, è un detergente da un profumo buonissimo, mi piace da impazzire, è delicato, non aggressivo all'olfatto, mi piace perché deterge facilmente il viso, non fa una schiuma molto aggressiva, ma è facile da rimuovere questa schiuma. Durante i movimenti che vado a fare sul viso per togliere tutte le impurità, sotto le mani sento veramente che il prodotto è molto delicato, non sento aggredire, non sento quella sensazione che mi stia levando troppo rispetto al dovuto. Mi lascia la pelle molto idratata, è verissimo. E mi toglie questo senso, non solo senso di untuosità, specialmente quest'estate ne abbiamo visti di visi unti e bisunti, e questo prodotto mi ha aiutato tanto a tenere un po' sotto controllo questo senso. Tante volte mi è capitato di lavorare la mattina, quindi mi sono truccata la mattina, tornare a casa disfatta, con una faccia praticamente non era più qua, ma mi si era trascinata fino giù ai piedi, mi sono struccata, ho tolto tutto, ho usato questo prodotto, il mio viso è rinato, non avevo più questo senso di unticcio, ora che finisco il viso vado subito a lavarmi il video, vado subito a lavarmi il viso perché non ce la faccio più. E quindi mi ha lasciato una pelle molto idratata e però senza quell'effetto appiccicaticcio del sudore, non so se mi riesco a spiegare. E mi è piaciuto tantissimo, quindi deterge benissimo sia la mattina come prodotto di versione mattutina, quindi che deve togliere soltanto il sebo in eccesso che lascia la notte, ma anche serale, quindi la fase dello struccaggio. Io di solito, lo sapete, utilizzo le salviette, strucco gli occhi, passo velocemente sul viso e poi vado a insistere per togliere tutti i residui con questa. E ho fatto la prova del batuffolo oppure dell'asciugamano, quella bianca, candida, bellissima, che se fai poco 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 nera ti piglia un infarto. Uno, perché io sono ancora a casa dei miei, quindi mia mamma mi uccide. Due, se sei solo a casa dopo la devi buttare in lavatrice e non esce mai bianchissima. Comunque, fatta la prova della tovaglia completamente bianca, non è rimasto nulla, veramente nulla. Viso con base, correttori vari ed eventuali, fondotinta, cipria, contouring, fard, highlighting, cipria finale sopra e anche spruzzata di acqua termale per fare in modo che tutto stampalcatura non si muovesse, praticamente ho avuto un matrimonio. Non ho sporcato neanche un. Non ho
non ho lasciato residui di trucco sull'asciugamano. Perfetto, mi sta piacendo tantissimo. Bella scoperta. Non pensavo fosse così efficace ed efficiente come prodotto, perché ne basta una pochissima quantità. Io di solito non faccio tutta l'intera pusciata, ma più o meno arrivo a metà. E ormai mi sta durando. L'ho iniziata ad usare, scusate, mi alzo i capelli, l'ho iniziato ad usare in modo assiduo da maggio. Siamo ad agosto, fine agosto, quindi vi dico tutto. Crema solare, seconda crema solare di questo periodo estivo. La prima non ve l'ho mai recensita per il semplice motivo che l'ho comprata e l'ho iniziata subito ad utilizzare, quindi l'ho finita ed è nel saccoccio dei prodotti finiti che registrerò a breve, immagino o questa sera o nei prossimi giorni. Quindi vi mostro già la seconda confezione, quindi quando io passo da una 50 più a una 30. Quest'anno mi sono rivolta a Copperton, quello che c'ha il cagnolino che agguanta il costumino della bimba. È adorabile. Mi stavo affogando per dire questa cosa. Questa è la Sunscreen UVA, crema solare protettiva alta 30 SPF, protezione ad ampio spettro contro UVA e UVP, formulazione antiossidante, antietà, idratante, resistente all'acqua. Qua è scritto più piccolo di una formichina, vediamo cosa riesco a leggere. Allora, nuova crema per il viso e il corpo, è leggera, non unge, non è comedogenica. Questa formulazione non ostruisce i pori, quindi è ideale per l'uso quotidiano. Fornisce una protezione ad ampio spettro contro i dannosi raggi UVA, UVB. La formula idratante è con complesso antiossidante, melograno e vitamina E, aiuta a neutralizzare i radicali liberi causati dall'esposizione solare, responsabili dell'invecchiamento precoce della pelle. Molto resistente all'acqua, offre una protezione solare efficace contro le scottature dentro e fuori dall'acqua. Non irritante, ipoallergenico, fragranza profumata con note floreali, non contiene parabeni, baba, alcol, asciuga rapidamente, sensazione di freschezza, fotostabile, dermatologicamente testato. Ok, qua c'è il prezzario, quindi non riesco a leggere, fortunatamente. È una confezione da 200 ml, ha un profumo di bebè, non so. Il melograno lo sento, anzi non vedo l'ora che inizia a settembre-ottobre per mangiarmi il melograno. Adoro i melograni. Allora, è stata la crema che ho utilizzato in Sicilia quando sono stata in vacanza, quindi giornate di mare molto intense, partite la mattina, finite praticamente al tramonto, ed è stata la crema che ho utilizzato da qua in giù. Non l'ho messa sul viso perché sul viso io uso soltanto una 50+. La inizio ad utilizzare a maggio, la finisco di utilizzare a ottobre, la 50+. Sul corpo invece inizio con una 50+, passo poi a una 30, se il tempo permette e posso continuare ad andare a mare, visto che io abito praticamente a un passo dalla spiaggia, passo a un 20, come sto facendo in questo momento, perché sto andando a mare praticamente pomeriggio sul tardi, verso le 3:30-4, e una 20, ormai siamo a fine agosto, basta, riesco a sentirmi abbastanza protetta, non sempre ovviamente dal collo a scendere, sopra il collo mai. Comunque, questa crema è molto facile da stendere, non la si sente addosso, si può applicare più e più volte, e non ti lascia quella sensazione troppo pastosa che ti scocci pure a metterla un po'. È facile, come dicevo, da stendere. Sole siciliano, che è un pochino più forte rispetto al mio della Campania, non mi ha procurato né ustioni di terzo grado né piccoli arrossamenti, anzi mi ha aiutato a regalarmi una bella abbronzatura che è durata pochissimo. Sono tornata dalle ferie praticamente un sabato sera, era e la domenica già ero al lavoro, domenica sera ero già sbiancata e le luci del sto scherzando le luci dell'ufficio mi hanno sbiancata subito, no? Mi ha aiutato comunque a riuscire a tenere una bella abbronzatura dorata,
quindi non ho avuto un ustione sul corpo, ma una pigmentazione che arrivava dall'interno e aiutava a proteggere la mia pelle, quello è l'abbronzatura. Una cosa è un ustione, ti bruci perché non ti sai proteggere o non ti proteggi bene, è una cosa avere un'abbronzatura duratura. Questa abbronzatura duratura la riesci ad ottenere se riesci a proteggere bene il tuo corpo, se la tua pelle, se riesci a fare degli scrub e la tieni idratata. Soltanto in questo modo la pelle, per proteggersi dal sole, aiutata da una buona crema, fa emergere, diciamo, la pigmentazione più scura per la protezione. Però non ti ustioni se usi una buona crema. E in giro di parole un po' tortuose, ma utilizzate la crema, ragazze, la pelle è questa, specialmente se siete soggetti che in famiglia hanno persone con nei che hanno avuto tumore alla pelle, ma anche se non li avete, fatelo, se non per motivi di salute, per motivi di invecchiamento. Il sole invecchia tantissimo, quindi proteggete sempre la vostra pelle. Dopo questo sermone, questa crema è stupenda, mi ha protetto benissimo, ha un bellissimo profumo, non è pastosa, si stende facilmente, mi è piaciuta tantissimo. Vit, dopo che ho perso 3 ore a fare il sermone. Con questa crema, quando ho comprato questa crema, accanto, già la crema aveva un prezzo inferiore rispetto a quello segnato, in più Dia Bellezza dava questo prodotto in omaggio, è della Vita Mia, è una Natural Curl Gel Doccia Prolungatore Abbronzatura, prolunga l'abbronzatura, vitamine C, E e B6, con cellule di mango ricche di vitamine C, E e B6, polifenoli, magnesio, ferro, aiuta a proteggere, a prolungare l'abbronzatura, formula con antiossidanti, senza parabeni, alcol e oli minerali, ragazzi, minerali. Innovativa linea che grazie alle vitamine e principi nutritivi della frutta e della verdura si prende cura della pelle e dei capelli. Le formule Vita Mia proteggono contengono cellule della frutta e della verdura ottenute con particolari processi di estrazione che ne mantengono l'integrità sino al contatto con l'epidermide. Qui rilasciano vitamine e nutrienti essenziali 100% naturali contenuti nei vegetali freschi. Il gel doccia prolunga abbronzatura e vitamina aiuta a favorire il prolungamento dell'abbronzatura contrastando la desquamazione eccessiva dell'epidermide. Aiuta a eliminare residui di salsedine, sabbia, prodotti solari. Delicato sulla pelle, la sua speciale formula con antiossidanti contenuti nelle cellule del mango, ricche di vitamine C, E, B6, polifenoli, magnesio, ferro, sostanze emollienti. Da profumo fresco e sgocciolando, tonificante, il gel doccia, il profumo è vero, prolunga abbronzatura, è ideale anche dopo l'esposizione a lampade solari, che io non vado a fare. Allora, non contiene coloranti, alcol, parabeni, sostanze di origine animale, formaldeide, né derivanti da petrolati e siliconi. È una confezione da 250 ml, credo che sia uno di quei prodotti che Dia Bellezza ha in esclusiva e che quest'estate promuoveva, perché ho visto l'ultimo catalogo delle offerte e hanno messo una buona linea, parte gel doccia, shampoo, se non sbaglio creme, non mi ricordo perfettamente, però credo che sia qualcosa di... hanno fatto qualche combinata negozio e brand. Allora, non so se prolunga l'abbronzatura, però semplicemente per prolungare l'abbronzatura cosa vi serve? Una buona idratazione, scrub per togliere la parte superiore e quindi fare in modo che la pigmentazione sia più profonda, e basta, e proteggervi bene, ricomincia il sermone, no, sto scherzando. Questo prodotto però ha un buonissimo profumo, sì, me lo sono dato nel naso, ha un bellissimo profumo, ora sta sgocciolando, è un prodotto molto idratante sotto la doccia, fa una leggera schiuma, si sciacqua velocemente e la pelle dopo è veramente molto 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 idratata, mi piace. È un prodotto abbastanza delicato ed emoliente, sinceramente quest'estate non mi ha dato troppi fastidi.
E poi profuma, mi piace veramente tanto per il profumo. Ultimo prodotto per questa selezione di recensione, ancora parlando di abbronzature di mare, il mio doposole di quest'estate, della Clio Sun, si chiama Ice, latte doposole rinfrescante, fresco, leggero, veloce assorbimento, dermatologicamente testato. Ancora più piccolo, grazie. Allora, post abbronzatura. Grazie ad un'efficace emulsione leggera, avvolge la pelle in un'immediata sensazione di freschezza, lasciandola morbida elastica. Dona sollievo immediato e nutrimento profondo, veloce assorbimento. Con glicerina vegetale ad azione umettante, con olio di mandorle dolce e olio di riso che favoriscono l'azione emoliente, con aloe vera dalle note proprietà idratanti, con proprietà calmanti e riepitelizzanti, non so cosa significa, dell'estratto della calendula e fiori della calendula, con mentil lactate che favorisce l'effetto rinfrescante. È un prodotto anche questo di 200, da 250 ml, è molto corposo, però ha un buon profumo fresco di latte. Ora vi faccio vedere la corposità. C'è un attimo di difficoltà a tirarlo giù. Dai, forza. Eccolo qua. Questa è la crema. È corposa a scendere, però poi si stende abbastanza facilmente. Pensavo fosse molto più fresca, invece è più fresca la crema della Nivea che sto usando quando non vado a fare la doccia. Se vi interessa, non vado al mare. Se vi interessa la recensione di quella crema, ve la lascio giù nel info box. Ma quella crema rispetto a quella, questa non è un doposole, quindi non ha anche l'effetto riequilibrante dopo una giornata di esposizione con la salsedine, con il mare che secca tantissimo la pelle. Questo prodotto riequilibra la disidratazione che lascia una giornata di mare, e in più rilasciandogli un po' un profumo, si assorbe un attimo con più di difficoltà, quindi dopo che l'avete messa io attenderei sempre, prima di, non so, rivestirvi eccetera, una decina di minuti. Cioè io di solito la utilizzo sul corpo, poi nel frattempo idrato i piedi con un cremoso per i piedi, idrato il viso con il mio contorno occhi, la mia crema viso, le mie labbra con un burro di cacao, quindi dopo 6-10 minuti mi posso rivestire. Prima mi dà un po' fastidio, è troppo corposa. Ok, questi sono i prodotti che ho utilizzato e testato nell'ultimo periodo, quindi praticamente l'ultimo mesettino. Spero che queste recensioni vi siano state utili. Se va tutto secondo i piani, questa sera riesco a fare finalmente, direi, un video mi preparo con voi. Non ne faccio uno da ottobre, per i capelli, da ottobre l'anno scorso. Vabbè, sorvoliamo. Se ci riesco poi ci sentiamo più in là. Io ora vi mando un grosso bacio e buon pomeriggio, buona giornata, buon quando vedete questo video. In gamba ragazzi, ciao ciao!